The Bears! Dunque, credo di poter dire con certezza che ogni decennio abbia avuto la sua quota di giocattoli iconici. Se fosti stato un bambino negli anni 70, avresti avuto tipo la pietra domestica e il vecchio grillo parlante che parlava come il diavolo. Ciao, io sono il diavolo. Scrivi la parola omicidio. Scusa, che hai detto? Ti ordino di uccidere il cane di famiglia. E se fossi stato un bambino negli anni 30, tutto quello che avresti avuto era tipo un cerchio su un bastone. È divertente, non saprei dire. Non lo so, non mangio da 3 giorni, tutto è divertente a questo punto. Ma fortunatamente per me, sono cresciuto negli anni 90, che devo ammettere avevano dei giocattoli davvero niente male. Quindi per tutti voi giovani là fuori che siete cresciuti giocando a Flappy Frog o qualunque altra stronzata giocaste sul vostro iPad, passerò in rassegna 3 giocattoli iconici degli anni 90 e darò loro un voto in lettere che corrisponde a quanto belli pensavo che fossero. Partiamo con il Tamagotchi. Ora, il Tamagotchi ha avuto un successo travolgente quando io facevo la seconda elementare e per quelli di voi che non lo sapessero, i Tamagotchi erano piccoli animali domestici digitali di cui ti prendevi cura, nutrivi e se eri il ragazzo strano della classe probabilmente ci parlavi, cazzo. Sei il mio migliore amico in assoluto, Tamagotchi. Non mi interessa se mio padre dice che sei solo uno stupido portachiavi. Erano un grande successo allora. Ogni bambino ne aveva uno. E perché non avresti dovuto? Voglio dire, chi vorrebbe pulire la merda di un grosso cane quando potresti pulire la merda finta di un cane finto? Ha perfettamente senso. E non c'erano solo i cani tra cui scegliere, avevano tutti i tipi di animali. C'erano gatti, tartarughe, il dannato bufalo indiano, qualunque cosa. Ora, per quanto mi riguarda, non avevo un Tamagotchi, ma ne avevo uno generico di sottomarca che avevo vinto ad un distributore. E il mio piccolo falso animale era un dinosauro, o almeno così si diceva. Ma quella merda generica sembrava solo un fottuto blob con una faccia sopra. Ma a prescindere, mi sono preso cura di quella piccola macchia con una faccia sopra per settimane e col tempo gli era cresciuta una coda, poi delle gambe, un fottuto pizzetto e altra merda. Stava crescendo proprio davanti alla mia stupida faccina. Tutto ciò fino a quando un fine settimana noleggiai il gioco Lylat Wars da Blockbuster e beh, giocai a quella merda per tipo 40 ore di fila. Il che significa che il mio finto dinosauro venisse trascurato per tutto il tempo. Ehi, io avrei cagato qui. Potresti venire a pulirmi adesso? Nessuno? No? D'accordo allora. E non mi venne in mente fino a quando mi presentai a scuola il lunedì successivo e vidi tutti i miei compagni di classe con i loro Tamagotchi. Amico, guarda qui! Il mio bufalo indiano si è fatto crescere i baffi! Che aspetto ha il tuo dinosauro adesso? Il mio... cosa? Oh, merda! Ops! Quando tornai a casa quel giorno, il mio fottuto Tamagotchi sembrava la scena del crimine di un episodio di Law & Order. Era faccia in giù, decisamente morto, circondato da mucchi della sua stessa merda. E quella fu praticamente la fine della storia. Quindi immagino che daremo al Tamagotchi una B e gli daremo una A più per il trauma emotivo che ha causato a un'intera generazione di bambini. Il prossimo, il Bop-It. Ora, il Bop-It è stato un gioco divertente. Era fondamentalmente una versione elettronica di Simon Says. Il gioco ti dice cosa fare e poi lo fai. Colpisci! Va bene. E si andava avanti così fino a quando il tuo stupido cervellino da ragazzino di quarta elementare non si sovraccaricava e sbagliavi. Game over, hai perso. Ora, l'unico problema che avevo con il Bop era, beh, non so proprio come altro dirlo, ma beh, la cosa sembrava un fottuto sex toy. O sbaglio? Non posso essere l'unico ad averlo pensato, giusto? Ora, la prima volta che il mio vicino di casa Michael ne ebbe uno, non sapevamo cosa diavolo farci con quell'aggeggio. Non capisco, dovrei giocarci con questa cosa oppure dovrei ficcarmela su per il culo? Wow, che diavolo, dove avete preso quella cosa voi due? Maledizione, cosa ti ho detto sul ficcanasare nel cassetto del comodino di tua madre? Vieni subito qui o ne prenderai 10 nel culo. Comunque, penso ancora che il Bop-It fosse un bel giocattolo, anche se aveva delle allusioni sessuali. Colpisci, tira, succhia. Aspetta, cosa? Game over, hai perso. Quindi vado avanti e do al Bop-It una B- come giocattolo e una B+ come sex toy. D'accordo, proseguiamo. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo il Furby. Ora, il Furby era fondamentalmente una versione tridimensionale del Tamagotchi, solo un fottuto animale di pezza di cui ti saresti dovuto prendere cura. Ma i Furby avevano 2 differenze sostanziali. Uno, erano fastidiosi da morire, e 2, non morivano, cazzo. Ora, quei cosi erano brutti da morire. Non ho idea di chi diavolo abbia inventato il Furby, ma immagino fosse qualcuno sotto metanfetamine che durante una riunione del consiglio se ne è uscito dicendo tipo... D'accordo, e se prendessimo tipo un Pokémon e poi gli dessimo gli occhi di
Steve Buscemi e lo facessimo anche scorreggiare, lo comprereste? Oh, beh, diavolo, sì, lo comprerei. Penso che ne comprerei diversi. Ora, personalmente non volevo avere niente a che fare con i furbi quando ero bambino. Voglio dire, innanzitutto, semplicemente non capivo perché mai qualcuno potesse volerne uno. Questo coso non fa altro che scorreggiare e dire stronzate. Lo fa già mio zio Rick. A cosa diavolo mi serve un furbi? E seconda cosa, pensavo che fossero inquietanti da morire. Voglio dire, quando parlavano, lo facevano continuamente nella loro schifosa lingua furbi. Ma alla fine iniziano a imparare l'italiano e poi lo buttano nelle frasi qua e là. Cheat cheat, bibu, potuto pollo alla paprika. Ma che diavolo... Quella cosa ha appena detto pollo alla paprika. Oh mio Dio, sta imparando! Brucialo! Dobbiamo bruciarlo e seppellirne le ceneri! Ma l'esperienza più orribile che abbia mai avuto con un furby è stata quando rimase a dormire a casa del mio amico Tommy per una notte e all'improvviso il suo furby inizia ad urlarci contro nel cuore della notte. Festa! Festa! Woo woo! Ma che diavolo! Tommy, fai chiudere il becco al tuo furby! Vuole festeggiare con noi! Cosa pensa, che siamo in una fottuta confraternita? Cristo santo! Mi girai e Tommy stava fissando quell'affare come se fosse un dannato demone. Era terrorizzato a morte. Nel frattempo, quella maledetta cosa continuava a urlare «Festa! Festa!» ancora e ancora, come se fossimo durante le vacanze di primavera alle Bahamas. Quindi a quel punto inizio a dare di matto anch'io. Dovevo avvicinarmi a quel furbi come un fottuto negoziatore di ostaggi, perché non sapevo cosa diavolo stesse succedendo con quella cosa. Non sapevo se fosse rotto o posseduto da un cazzo di grillo parlante. «Io sono il diavolo, ti ordino di festeggiare con il furbi.» «Tommy, presto, come faccio a spegnere questa cosa?» Non lo so, amico, facciamo che lo ignoriamo e torniamo a dormire. Quindi dal momento che non riuscivo a trovare un tasto di spegnimento o a togliere le batterie senza un cacciavite, decisi di scuoterlo a merda e di sperare in bene. Ma ovviamente non esiste una cosa come la sindrome del furbi agitato, quindi tornammo al punto di partenza. Festa! Festa! A quel punto, in preda al panico, lanciai quella dannata cosa nell'armadio di Tommy e per il resto della notte ascoltammo quel cazzo di furbi blaterare ancora e ancora e ancora. Festa! Festa! Woop woop! Pollo alla paprika! Ora, di cosa stesse facendo quel furbi nell'armadio di Tommy non ne ho la minima idea. Ma immagino che abbia fatto festa tutta la notte, sparandosi shot di tequila con Gia e Joe e una fottuta lavagnetta magica. Quindi penso sia giusto dire che dovremmo dare al vecchio furbi una grossa, grassa F. Anzi, diamogli due F, che possono stare per fanculo furbi, che ne dite? Fine. Dunque, per chi ancora non lo sapesse, abbiamo un Rottweiler di nome Otis, e Otis ovviamente è un bambinone, ma tutto sommato è un bravo cane. Certo, è un bravo cane perché è l'amore della mamma. Esatto, sono l'amore della mamma, ma sono comunque cattivo, sono un brutto grosso cane cattivo, bau bau. Bene, detto questo, Otis ha alcune cattive abitudini di cui deve liberarsi. Ad esempio, gli piace sedersi in giro per casa così, che onestamente mi mette a disagio. Non so perché, forse perché il suo cazzo tocca il mio tappeto. Voglio dire, chi diavolo vorrebbe vedere il cazzo del cane toccare il tappeto? Cristo santo! Come ho detto, Otis è un bambinone, ma gli piace ancora fingere di essere cattivo e spaventoso. Ma il suo culo è tanto minaccioso quanto un maledetto Teletubby. Diavolo, una volta l'ho visto abbaiare a una palla da basket per tipo 20 minuti di fila e a quella palla non poteva fottergliene di meno. Oltretutto, Otis ha un costante bisogno di attenzioni, altrimenti farà una scenata come una sorta di adolescente lunatico. Stamattina nessuno mi ha grattato la pancia, così ho strappato questo peluche e poi ho scopato quel che ne restava. Ma tra tutte le cattive abitudini di Otis, devo dire che quella più fastidiosa è quella di portare in casa merda dall'esterno. Ehi, ho trovato questo enorme ramo di albero là fuori e ora è il mio nuovo migliore amico! E porta dentro ogni sorta di cagata assurda. Parliamo di rami, rocce, il fottuto triciclo di qualche bambino, non gliene frega niente! Non so cosa diavolo sia questo coso, ma lo amo ed è il mio nuovo migliore amico! Bene, immagina la nostra sorpresa quando una mattina il culo di Otis entra in casa coperto di sangue e poi sputa un fottuto osso sul pavimento del soggiorno. Oh, che schifo! Ma che diavolo! Ehi, mi sono fatto un altro nuovo migliore amico e questa cosa porta fuori su cui mi stavo rotolando! Quindi naturalmente inizia a dare di matto, pensando che ci sia un fottuto cadavere nel nostro cortile, quindi esco fuori ad ispezionare la fottuta scena del crimine e guarda caso c'è una dannata scia di sangue che finisce sotto al nostro terrazzo e così mi tocca portare il mio culo lì sotto con una torcia, sembrando un fottuto Goonie alla ricerca di Chester Copperpot. Per fortuna non è un cadavere umano che ho trovato, invece era un... era un fottuto cadavere di un animale di qualche tipo. Non so se fosse un procione o un opossum o un fottuto gattopardo. Non so cosa diavolo fosse, era morto da morire, questo è sicuro. Quindi, naturalmente, lancio via il cadavere nel fottuto bosco con una pala e questa è la fine della storia. O almeno quella che credevo fosse la fine della storia, fino a pochi giorni dopo.
dopo, quando il culo di Otis è saltato di nuovo nel soggiorno coperto ancora di sangue. Ciao a tutti, ho un sacco di rosso su di me. Oh no, non di nuovo, dannazione Otis, smettila di profanare cadaveri di animali. Ma dopo un'ulteriore ispezione ci siamo resi conto che non era coperto del sangue di un procione, opossum o gattopardo, era il sangue di Otis stesso. Oh mio Dio, il piccolino di mamma sta sanguinando. Aspetta, cosa? È il sangue di Otis. Sì, e non riesco a capire da dove venga. Ha così tanto pelo, c'è troppo pelo. Maledizione, vai in bagno e prendi il rasoio, dobbiamo radere il cane. Quindi corro in bagno, ma invece di radere il cane come una specie di psicopatico, prendo un asciugamano. E con quell'asciugamano avvolgo Otis come un fottuto taco e lo trascino in macchina per portarlo dal veterinario. Ora, ci tengo a precisare che non avevamo ancora idea di cosa diavolo fosse successo a Otis. Qualche ragazzo l'aveva colpito con una fottuta moto da cross. Era stato attaccato da un gruppo di coyote? Forse era stato vittima di un crudele scherzo al ballo di fine anno in un romanzo di Stephen King? Chi può dirlo? Quindi mia moglie sta guidando attraverso il quartiere come un fottuto bambino di 6 anni che gioca a GTA. Nel frattempo io sono sul sedile posteriore e sembra una dannata scena delle Iene. Finalmente arriviamo al pronto soccorso veterinario e all'inizio non abbiamo nemmeno idea di cosa diavolo dire alla reception. Sì, non sappiamo se tipo il nostro cane sia inciampato e caduto o se sia stato colpito da un fucile, ma sta sanguinando dappertutto. Oh, ok, è per questo che l'avete avvolto come una dannata gordita? Visto? Avremmo dovuto raderlo! Cazzo, te l'avevo detto che avresti dovuto radere il cane! Quindi portano Otis sul retro per capire cosa diavolo gli stia succedendo. Nel frattempo ci sediamo in sala d'attesa con tutti gli altri proprietari di animali negligenti. Ehi, cosa mi porta qui oggi? Non lo sappiamo esattamente. Oh, grandioso! Io sono qui perché ho rovesciato una lattina di birra nel mio acquario e ora la mia tartaruga sta una merda. Oh, ok, beh, mi dispiace molto. Sarà passata un'ora e mezza quando all'improvviso Otis viene fuori ballando il tip-tap, come se non fosse mai successo niente. Mi sono fatto la bua alla zampa, ma loro me l'hanno sistemata e sono ancora un ragazzone spaventoso! Bau, bau, bau! Oh mio Dio, il cucciolone di mamma sta bene! Oh sì, sta bene, si è solo spezzato un'unghia della zampa sinistra. Aspetta, cosa? Tutto quel sangue e si è solo rotto una maledetta unghia? Sì, a volte sanguinano parecchio, ma sta bene. Oh, signore, la sua tartaruga ubriaca sta bene, ha solo bisogno di smaltire la sbornia. Mi levi le mani di dosso, signora, io non devo smaltire un cazzo. Forza, andiamo da Taco Bell. Quindi, tutto sommato, lasciatemi riassumere che diavolo è successo quel giorno. Per prima cosa, abbiamo trascinato un burrito di Rottweiler da 55 kg in macchina. Poi abbiamo commesso 14 infrazioni per portarlo dal veterinario e alla fine abbiamo pagato quel veterinario $600 solo perché Otis potesse farsi una fottuta manicure. Ma alla fine eravamo solo felici che Otis stesse bene ed era tornato in pochissimo tempo a non fare paura a nessuno. Certo, gli è mancato un artiglio anteriore per un po', cosa di cui il suo culo suscettibile era ben consapevole. State forse guardando il mio artiglio mancante? Smettetela, altrimenti andrò a strappare un rotolo di carta igienica e poi mi scoperò qualunque cosa ne sarà rimasta. Dunque, non so voi, ma quando ero in terza elementare, gli yo-yo erano una cosa seria. Ricordo di essere uscito durante la ricreazione un giorno e vedo questi due bambini che sfoggiano i loro yo-yo. Ehi ragazzi, date un'occhiata ai nostri bellissimi yo-yo, non sono fantastici? E all'inizio davvero non riuscivo a capire quella nuova tendenza. Ma che diavolo, adesso giochiamo con gli yo-yo? Cosa sono, gli anni 30 forse? Erano così fuori moda per me, non aveva alcun senso. Quei due ragazzi se ne sarebbero potuti stare lì a dire anche... Ehi ragazzi, date un'occhiata ai nostri bellissimi cerchi sui bastoni, non sono fantastici? Ma non importava cosa pensassi, perché tipo una settimana dopo, tutti nel parco giochi avevano uno yo-yo. E tutti se ne stavano là fuori durante la ricreazione facendo piccoli scontri l'uno contro l'altro. Non come... non in stile gladiatore, facendoli oscillare come fottute mazze, no. Intendo come... come in stepping dalla strada al palcoscenico, o street dance fighters se preferite. Ma senza essere così merdosi e con gli yo-yo. Capitavano piccoli scontri su chi sapesse fare le mosse più belle. L'unico problema era che avevamo tutti tipo 8 anni e non sapevamo fare un cazzo. Ah sì? Pensi di essere forte, eh? Beh, dai un'occhiata a questa mossa folle. Bloop bloop. Boom! Ecco ti servito, sei proprio uno stupido! Santo cielo, l'ha fatto salire e poi scendere! Ma che cazzo! I nostri insegnanti ci osservavano da lontano, totalmente sconcertati. Che diavolo hanno da urlare quei ragazzi? Non lo so, staranno facendo un combattimento tra cani. Ehi, smettetelo di far combattere i cani laggiù! Quindi sto assistendo a questa cosa le sali e scendi e penso tra me e me, wow, è meglio che mi prenda un dannato yo-yo così da potermi difendere. Non voglio andare là a farmi dare il ben servito come Kyle sembrando un fottuto idiota, giusto? Ora, all'epoca c'erano fondamentalmente due diverse marche di yo-yo. C'erano quelli della Duncan, che ho sempre pensato fossero per i più professionisti. Sapete, i bambini che sapevano davvero cosa cazzo stessero facendo. E poi c'erano gli yo-yo della Yomega, quelli tosti per bambini alla moda. Erano tutti colorati e alla faccia tua avevano dei bei nomi, come The Fireball e il fottuto... Turbo Blast. Non so quali fossero i loro nomi. Sono piuttosto sicuro che li avessero semplicemente presi dagli American Gladiators, ad essere onesti. Ciao, sono Turbo degli American Gladiators e quando non faccio esplodere persone con un cannone sparapalle mi spacco giocando con lo yo-yo Yomega Turbo Blast. Ora,
Ora, dal momento che ero povero come la merda, non potevo permettermi uno di quei fichissimi yo-yo. Tutto quello che potevo comprare era questo yo-yo economico da 5 dollari che presi ad un 7-Eleven. E lasciate che ve lo dica, era davvero una cagata. Di sicuro non era uno yo-mega yo-yo. Era più un... Faresti meglio a buttare questo affare in un fottuto cestino, yo-yo. Quindi ero a casa del mio amico David, cercando di imparare ad usarlo. E David era come il maestro Miyagi degli yo-yo. Voglio dire, il suo culo sapeva persino cullarlo, Cristo santo. Nessun altro bambino nel parco giochi sapeva fare quella cosa. Sapete, era così bravo ad usare lo yo-yo perché sua madre lo portava a prendere lezioni al centro commerciale. Già, proprio così. All'epoca tenevano lezioni di yo-yo al centro commerciale. Non sono sicuro di come fossero, ma immagino ci fosse tipo un ragazzo nerd a dire cose come... D'accordo, classe, per prima cosa vi mostrerò delle mosse fantastiche con lo yo-yo. E poi ci faremo fare il culo da questi adolescenti. Qualche domanda? Quindi stava cercando di mostrarmi come far dondolare lo yo-yo, ma non riuscivo a farlo scendere perché il mio yo-yo da 4 soldi si fermava per tipo 2 secondi, per poi spararsi subito indietro con violenza. Ma chi se ne, non era un grosso problema, non potevamo essere certo tutti campioni. Alla peggio sapevo fare la walk the dog, e probabilmente sarebbe bastato. Quindi mi presento a ricreazione per la prima volta con il mio yo-yo sottomarca, pronto a fare come in stepping e dare il ben servito ad alcune persone. E il mio primo piccolo scontro è stato contro questo ragazzo di nome Jacob. E Jacob ovviamente era noto per essere il bambino che aveva vomitato in classe l'anno prima. Quindi sapete, il suo culo si era allenato giorno e notte con lo yo-yo, cercando di cancellare quella reputazione. Sono davvero bravo con il yo-yo, sono il ragazzo yo-yo. No Jacob, in realtà sei il ragazzo che ha vomitato in classe, ecco chi cazzo sei. No, non lo sono, maledizione, io sono il ragazzo yo-yo. Quindi questo bastardo decide di fare la mossa del giro del mondo, dove sbatti il tuo yo-yo in giro come un fottuto paio di nunchaku. Ed io ero lì in piedi come a dire, maledizione, è davvero impressionante. Che diavolo faccio adesso? Ormai non posso semplicemente fare la walk the dog. Devo provarci, cullerò il fottuto bambino. Quindi sbatto verso il basso il mio yo-yo più forte che posso. Inizio a farmi prendere dal panico perché so di avere solo una finestra di tipo 2 secondi per far riuscire questa mossa. Faccio il primo passo, poi questo cazzo di yo-yo vola su, mi colpisce sui denti ed esplode all'impatto. Tutti iniziano a ridere di me come se fossi un dannato personaggio dei cartoni animati. Persino gli insegnanti erano lì fermi e amareggiati. Buon Dio, non è così che si culla un bambino. Già, quel bambino è spacciato, qualcuno dovrebbe chiamare i servizi sociali. Quindi inutile dire che Jacob mi abbia fatto il culo quel giorno, ma la beffa è stata sua perché ad oggi il suo culo è ancora noto per essere il bambino che ha vomitato in classe. Oh, maledizione. Quella fu praticamente la fine della mia illustre carriera da giocatore di yo-yo. Almeno fino a 20 anni dopo, quando ubriaco su Amazon una notte, ho deciso di ordinare un bel Yo-Mega Fireball yo-yo. Quindi eccomi qua, a 30 anni, a cercare di vendicare il me stesso di 8 anni, nel tentativo di cullare il fottuto bambino. Boom, fatto, prendi questo, Jacob, bastardo. Sei ancora il ragazzo che ha vomitato in classe, maledizione.